Oggi vi propongo un What on my iPhone. Diciamo che devo fare abbastanza veloce anche perché la mia macchina fotografica è scarichissima. Quindi sì, devo muovermi. Mi scuso già se nell'ultimo pezzo sarà molto tagliato, ma ho dovuto fare davvero velocemente. Ce la posso fare? Quindi sì, vi lascio il video, ci vediamo dopo. Allora, iniziamo subito. Come potete vedere ho un iPhone 5S dorato. Qui come salvaschermo ho questo sfondo con i pianeti, tutto diciamo bellissimo, con i colori arcobaleno fluo, quasi fluo. E niente, lo sblocco e non va ovviamente. Sbloccato, trovo questa schermata senza applicazioni e poi ne trovo altre due. Se volete sapere come si fa a fare questo effetto senza effetto, vabbè, questa schermata senza applicazioni, basta semplicemente che spostate tutte le applicazioni della prima schermata nella seconda e ovviamente le applicazioni della seconda nella terza. Vi ho zoomato, se no non vedevate niente. Allora, qui nella barra sotto tengo telefono, Safari, Instagram mi chiamo Elizabeth White col trattino basso, comunque giù nell'info box vi metto tutto. E poi ho WhatsApp. Cioè girata la seconda pagina. Trovo tutte queste le solite app, messaggi, calendario, immagini, fotocamera, tutte queste qui già preinstallate sull'iPhone, quindi non serve che ve le faccio vedere. Girata la seconda pagina, trovo tutte queste cartelle. Allora, comunque la terza pagina non è la seconda, iniziamo a impappinarci e vai. Allora, questa cartella si chiama Social. Se volete sapere come ho fatto a fare questo cuoricino, basta che semplicemente andate in Safari e cercate il simbolo di cuore e vi spunta. Comunque, qui ho YouTube, Facebook, Tumblr, Ask, che non uso più, quindi in teoria dovrei pure eliminarlo. WeHeartIt, che per chi non lo sapesse è questa applicazione dove voi diciamo potete trovare tutte le foto stile Tumblr bellissime che io semplicemente adoro, infatti la maggior parte delle foto a cui mi ispiro è proprio da questa applicazione. E poi ho Snapchat che è sempre un'applicazione dove potete mettere le vostre foto. Allora, qui la seconda cartella si chiama Foto, è sempre col cuoricino. E qui ho diverse applicazioni, non ve ne sto a parlare perché poi ho deciso che farò un video proprio specifico su come modifico le foto, quindi vado abbastanza veloce. Allora, qui abbiamo Szelt che praticamente vi permette, ecco qui è già aperto, vi permette di fare la vostra foto senza, cioè con il bordino, potete scegliere che colore fare il bordino. Si fanno così, più piccolo o così. Poi c'è Afterlight che è una delle mie preferite. Praticamente qui sotto nella barra avete tutto di tutto di più, filtri, cose varie. E c'è True Film che è praticamente identica a Afterlight, cambia soltanto il fatto che tu puoi dipingere con il pennello la foto. Poi ho Reflection che praticamente vi permette di fare l'effetto riflesso, diciamo, nelle foto. Typic che è un'applicazione, ecco, ma perché ho già tutto aperto? È un'applicazione dove praticamente potete mettere tutto sotto, questi simbolini, potete mettere la vostra frase, tutti gli effetti e varie cose. Poi ho PicJointer che praticamente è aiuto alla pubblicità. È un'applicazione dove potete scegliere il vostro collage per le foto. Poi ho Studio che praticamente voi scegliete una foto. In questo caso questa foto stupenda, bellissima, bla bla bla.
E vabbè, andate a scegliere se mettere un filtro, il testo e tutte queste cose qui, diciamo. Poi comunque vi farò il video su come modifico le foto. PixArt Perfect 365 che serve per il vostro viso, per diciamo levare le imperfezioni qualora ci fossero. Online e aspettate, Gdeology, che praticamente serve per mettere questi tag arancioni sulle foto. Ora passiamo a giochi. Vabbè, non è che vi devo far vedere i giochi, anche perché non ci gioco quasi mai. Comunque, ho Cooking Fever RGBS Express. Passando all'altro, ho Shopping, dove tengo tutte queste applicazioni, H&M, Etsy, Mini in the Box, IKEA. App del giorno praticamente è un'applicazione che vi permette di prendere le applicazioni. Poi c'è Utility, dove ho iTube per la musica, per scaricare la musica gratis. On Demand, MTV On Demand, Seguaci, Shazam, Dream Days e Hybrid Fonts. Shazam, che diciamo serve per riconoscere le canzoni quando siete fuori, magari ascoltate una canzone e non sapete qual è il titolo, attaccate quell'applicazione e via. Comunque qui ho Nothing, che praticamente sarebbero tutte le applicazioni preinstallate del vostro iPhone, tranne queste, che Emoji World serve per mettere le emoji nelle vostre foto. Poi c'è My Valuta, che valuta, nel senso trasforma l'euro dal dollaro e tutte quelle cose lì. E poi c'è Snap Up, che serve per mettere le vostre foto dalla galleria su Snapchat. Niente, questo era il mio What's on my iPhone. Poi ovviamente ve lo riaggiornerò più là. Io spero che vi sia piaciuto davvero. Ovviamente poi, come ho detto nel video, ve lo riaggiornerò, ce la posso fare. E quindi sì, il video è finito. Spero vi sia piaciuto. Come al solito mettete commenti, mi piace. Ok, mi piace, iscrivetevi e fate tutto quello che volete. Ci vediamo al prossimo video e niente, ciao!